Un'altra chiave di lettura che pochissimi fanno, ma ultimamente viene fatta, di tutti i siti megalitici, anche per esempio i dolmen, è anche una chiave di lettura appunto di suoni, cioè di luoghi legati al suono sacro, ai canti sacri, luoghi dove entrano le note musicali in risonanza, come diceva Marco, e attraverso questi suoni possono accadere delle meraviglie. Una delle meraviglie che possono accadere è che tu entri in meditazione profonda, si aprono porte dimensionali, tu vai di là e le creature di là vengono qua. Quindi una Domus Deianus, e forse tutta, anche a me è capitato da quel momento di provare a fare dei suoni armonici. Io certe volte faccio invece il suono, quello che mette gli armonici. Quando lo fai nelle Domus Deianus, effettivamente c'è una nota a un certo punto che becchi, che è la nota della Domus. È come se tu a un certo punto ne provi un po' finché becchi, e come dire, capisci qual è la nota su cui è sintonizzata la struttura. È come se quella, tutte le strutture possano essere sostanzialmente delle casse armoniche, sono degli strumenti musicali. Questa cosa qua è super interessante, secondo me, la chiave di lettura dei suoni sacri. Pensiamo proprio ai canti sacri, ai suoni sacri, cioè ci fu un tempo antichissimo in cui la musica era un'arte oggettiva, cioè attraverso i suoni oggettivamente inducevi degli stati dell'essere. Probabilmente queste possono anche essere stanze del suono sacro, legate al sacro, interessante questo. Quindi non sono tombe, non so se mi spiego. Grazie.